C'è un progetto, è ancora, però siamo diciamo, lontani dalla fase dell'aggiudicazione, quindi ci sarà ancora da attendere un po' di tempo. Ma l'importante è avere fatto questo trasferimento perché le condizioni del mercato zero, voi lo sapete, non consentivano più di operare. Questa è una bellissima area, secondo me, che potrà dare grandi possibilità per la sua posizione, perché intercetta un traffico anche di pendolari, di persone degli uffici, quindi secondo me è servita in maniera migliore rispetto al mercato di Zara. Ha più parcheggi, abbiamo quelli che abbiamo fatto qua in area pertinenziale, il Cavallotti, Campo delle Vettovaglie, quindi secondo me un'area dalla quale potremmo trarre grande utilità. Diamo un po' di numeri su questa struttura, quanti posti sono stati creati, quanti esercenti sono venuti e quanto è stato speso per realizzare gli spazi? Dunque, per quanto riguarda gli stalli, sono una trentina di stalli tra stalli scoperti e le attività invece sotto le arcate, dove si sono installati le macellerie, le salumerie, cioè quelli che hanno esigenze di avere i banchi frigoriferi, i posti per collocare diciamo, le loro riserve e la loro merce. Qui allo scoperto invece c'è l'ortofrutta, è un'area, come vedete, operosa, e quindi siamo contenti di questa inaugurazione.